Le 7:11 minuti, eccoci alle pagine interne del Corriere della Sera. Partiamo dall'articolo 18, dall'incontro di ieri, governo parti sociali. Il governo vara la riforma, lo farà questa mattina in Consiglio dei Ministri. Ritocchi ai licenziamenti, Bonanni la CISL e con il PD i vescovi, il lavoratore non è merce. Ci spiega Monica Guerzoni, spazzata via l'illusione di un ripensamento sui licenziamenti economici. Sembrava così, anche Bonanni aveva aperto. Punto sul quale il governo non cambia idee. Il Premier prova a placare le acque scongiurando abusi sul punto più doloroso, che è naturalmente appunto quello dei licenziamenti economici. Non c'è nessuna marcia indietro, ha detto in conferenza stampa dopo la riunione con le parti sociali Elsa Fornero. Il governo fa passi in avanti. Il prossimo potrebbe riguardare gli statali, il che spiega il cambiamento di rotta della CISL, ecco, così lo spiega il Corriere, che spera con il sostegno del PD di ottenere il modello tedesco. Ma davvero il nuovo articolo 18 sarà esteso anche agli statali? Se ne occuperà Patroni Griffi, risponde Fornero, ma questo non vuol dire che non si interverrà sul pubblico impiego. La situazione politica però è molto calda, è molto difficile, non a caso ecco qui la nota di Massimo Franco di oggi, la dimostrazione che in questa maggioranza, il titolo, nessuno può prevalere. Scrive Franco: si è profilato un muro contro muro, rischioso non tanto perché divide il PD, ma perché un'eventuale spaccatura nel partito di Pierluigi Bersani metterebbe a repentaglio la stabilità del governo dei tecnici, quello che ieri è riuscito a far approvare anche le liberalizzazioni. Così è l'analisi di Franco, ma ne vedremo altre. Ecco poi la ripresa dedicata al pubblico impiego che, dice il Corriere, ora teme l'articolo 18. Perché? Perché la riforma è a rischio incostituzionalità, sottolinea il quotidiano milanese, se la norma, la nuova norma dovesse creare disparità fra i cittadini, e appunto se ne occuperà Patroni Griffi, ha detto ieri il ministro Fornero. E intanto il dietro le quinte lo firma Marco Galluzzo: Monti tira diritto, tra i veti incrociati eviteremo gli abusi, il Premier mi impegno sulla stesura del testo. Cosa scrive Galluzzo? Se una maggioranza diversa si formerà in Parlamento in grado di modificare le linee guida del progetto di riforma del governo, si vedrà fra qualche settimana, dicono a Palazzo Chigi, senza nascondere una punta di scetticismo sul fatto che possa accadere. Il messaggio insomma è lo stesso del giorno prima: nessun passo indietro, come del resto chiedono sia Confindustria che il PDL sull'argomento dei licenziamenti di natura economica. Ma ieri è stata una giornata calda, movimentata. Ora anche CISL, UIL e UGL, quindi i sindacati, non solo la CGL, chiedono di estendere la possibilità del reintegro. Si parla sempre di licenziamenti per motivi economici. La CGL resta sul no e non crede ai ritocchi. Scrive Enrico Marro: una cosa è chiara, nel giro di 48 ore la posizione CISL, UIL e UGL è cambiata. Mentre per Camusso l'unica possibilità che ha di rientrare in gioco è che prima nel governo e poi in Parlamento maturino quelle modifiche che dal suo punto di vista limitino il danno appunto dell'articolo 18. Per questo non soffia sul fuoco. Ieri con moral suasion, come dicono tutti i giornali, è sceso in campo anche il Presidente della Repubblica. Napolitano: serve ampio consenso, gli incontri con Monti e con i leader politici. A tutti il Capo dello Stato ricorda la necessità di adeguarsi alla legislazione in vigore in Europa. L'attacco dell'articolo di Marzio Breda: vede tutti, parla con tutti, chiede a tutti il massimo sforzo di responsabilità, senza arrendersi alla prospettiva dello scontro fino all'ultimo. Così il Quirinale. E poi il dibattito politico, che naturalmente è molto acceso. Bersani ricompatta i suoi, ma il PDL dice no a passi indietro. Eccolo il titolo del Corriere, con Bossi che va all'attacco anche lui. L'articolo 18 non si tocca. Di Pietro durissimo: Monti è un padrone arrogante. E qui sotto l'analisi di Maria Teresa Meli, dedicata al Partito Democratico: la linea abbassare i toni puntando sul fattore tempo. Bersani ha visto Napolitano: non staccheremo la spina al governo senza decreto, testo in aula fra 2 mesi. Sì, perché l'ipotesi è quella che sia una legge delega lo strumento che dovrebbe scegliere questa mattina il governo. Ma non c'è solo l'articolo 18. Sì, finale, ieri è arrivato alle liberalizzazioni. Il governo intanto lavora sul fisco. Raggiunto l'accordo sulle commissioni bancarie, ci ricorda Lorenzo Salvia che oggi al Consiglio dei Ministri arriva il disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale. Tante le misure, a partire dal fondo per alleggerire il carico delle tasse, verso il quale saranno dirottate tutte le risorse che si dovessero liberare in futuro. Una buona notizia quindi per i contribuenti. Dibattito politico. A Palermo Leoluca Orlando ha annunciato la sua discesa in campo per correre
come candidato sindaco contro quello del PD. I democratici dovrebbero essere invece con Ferrandelli, che ha vinto delle discusse primarie, forse lo ricorderete, contro Rita Borsellino sostanzialmente all'ultimo voto. Pagina dedicata a Confindustria, che si affida alla nuova al nuovo presidente designato, che è Squinzi, 93 voti per lui, 82 per Bombassei, che dice ascolti le istanze di cambiamento del Nord. Squinzi, scrive il Corriere, ha capito al volo il clima che si sta preparando e ha voluto precisare che lui è contro gli scontri, ma di non essere una colomba. Insomma, si apre un periodo tutt'altro che semplice, destinato a placarsi solo il 19 di aprile, quando la Giunta dovrà riunirsi di nuovo per decidere la squadra e la nuova governance. E poi c'è il ritratto, lo firma Roberto Bagnoli, di Squinzi, il ciclista che a Milano va in metro e detesta le locuste di Wall Street. Squinzi è il patron della Mapei, cioè prodotti chimici per l'industria edilizia, è una grande appassionato di sport, soprattutto di ciclismo, e sponsorizza una delle squadre più forti del mondo, la Francia. 32 ore di assedio, poi oltre 300 colpi mettono fine all'incubo. Parliamo naturalmente di Tolosa. Il killer era già nella no-fly list americana, polemiche sul perché non sia stato fermato sono quelle più forti in Francia in questo momento. Mentre Guido Olimpio, eccolo il ragazzo, lo avete visto, Guido Olimpio firma un articolo che ci racconta di questi che definisce i jihadisti nomadi. Dall'Occidente ai campi dei veterani di Al-Qaeda, il vaggio low cost dei terroristi fai da te, che sono molti e arrivano da tutta Europa. E poi ci sono gli interrogativi sul blitz di ieri, eccoli, i reparti, le granate, l'ariete, tutti gli interrogativi sul blitz. Come mai non sono riusciti a prendere vivo un uomo solo? Scrive da Parigi Stefano Montefiori. Naturalmente si parla delle forze speciali francesi che hanno curato l'operazione. E infine, titolo su Musil, consigliere capogruppo dell'UDC torinese ferito, spari al consigliere un sospettato, c'entra il lavoro, Musil lotta per la sopravvivenza. E di qua notizia che riguarda Lusi, l'ex tesoriere della Margherita, ha trovato il suo forziere segreto, i soldi dall'Italia alla calanese Filor, pronto a nuove rivelazioni con IPM. Siamo alla Repubblica. Uno dei commenti di Repubblica, eccolo qui, la moral suasion di Napolitano riapre la partita, articolo 18 naturalmente, e il Premier dice possibili modifiche alle Camere. La questione sociale, ha detto Napolitano, è un valore da difendere, lo ha ripetuto in questi giorni il Presidente della Repubblica, ma non a costo dell'immobilismo. Nello stesso tempo al Quirinale nessuno nasconde i pericoli di una tensione sociale crescente, e in questo scenario si sta muovendo appunto il Quirinale. Bersani, la posizione del PD, niente crisi, ma serve il reintegro. Bonanni ci ripensa, licenziamenti economici annullabili, l'intervento della CEI, lo abbiamo visto, il lavoro non è merce. Qui sotto due interviste, una è a Sergio Cofferati, che sarà ospite questa mattina, l'ex segretario della CGIL, ora eurodeputato del PD, sarà ospite alle 7.55 del nostro dibattito Omnibus. Senza modifiche radicali il PD, dice Cofferati chiaramente, dovrà votare contro. Un altro ex segretario generale di un sindacato, ma è Sergio D'Antoni della CISL, dice errore il no alla concertazione, però il Premier non è Sacconi, sono entrambi esponenti ora del PD. E poi qui l'economia internazionale, una ripresa piccola piccola, scrive Repubblica. L'America alza la testa ma non vola, all'orizzonte c'è una sindrome cinese, 17 paesi dell'euro in recessione, Pechino rallenta, qui in basso nella stessa pagina. Una cattiva notizia che riguarda lo spread, che è tornato a salire, ieri ha raggiunto 318 punti, i dati dell'economia hanno tirato giù, ci ricorda Repubblica, i dati di tutte le borse europee. Poi le due pagine, eccole, dedicate alle polemiche in Francia per l'azione di Tolosa e ancora la vicenda di Trayvon, ucciso per un cappuccio in testa, è la storia del giovane nero americano. L'America in piazza per l'ultimo martire nero, aveva 17 anni il ragazzo, una guardia, la guardia era George Zimmerman, 28 anni, un vigilante bianco lo ha freddato. Mentre il giovane era inerme e rischia l'impunità, esplode la rabbia. Due pagine dedicate a questo tema. E ancora una notizia, forse ricorderete la storia della donna Fakhria Junas, sfregiata con l'acido per gelosia. Bene, si è uccisa, era una pakistana. Addio alla donna che si ribellò alla barbarie, scrive Repubblica, fuggita al Pakistan, viveva a Roma. La sua tragedia in un libro che si intitolava Il volto cancellato, venduto in tutto il mondo. Si era ribellata a questa
che era, come dire, un'azione che capita spesso in quei paesi, ahi noi. L'ultima notizia, maturità. Non ci saranno più quest'anno le buste sigillate per tutte le commissioni, le tracce arriveranno via computer. A giugno rivoluzione, ci saranno, promette il Ministero, misure da 007 per proteggere la segretezza dei temi. Io mi fermo, 7.55, ve lo ricordo, il dibattito di Omnibus, ora il tempo delle anticipazioni sul meteo. Paolo Sottocorona, a te. Grazie. Allora, abbiamo già qualche cenno del cambiamento che ci sarà fra oggi, domani e in parte domenica. Lo riusciamo a vedere in questa immagine da satellite, e non è questa nuvolosità abbastanza estesa ma non troppo intensa che interessa il sud, quanto queste nuvole, e si riescono appena appena ad intravedere delle crocette colorate che indicano temporali, subito fuori dai nostri confini, sono sulla Costa Azzurra al momento, entreranno sulle nostre regioni nel corso della giornata. Infatti la previsione per le piogge, che al mattino vede veramente poco, nella seconda parte della giornata comincia a essere un pochino più consistente. Zone di nord-ovest, ma direi più quelle meridionali, quindi Liguria, Basso Piemonte, e poi vedete questa zona che prende la Corsica, parte della Toscana e della Sardegna, con la freccia rossa che descrive il percorso di queste piogge. Entrano dalla Costa Azzurra, poi seguono Liguria, Toscana e poi scenderanno verso il centro e infine al sud. Questo cambierà un po' temporaneamente e non sembra in maniera particolarmente marcata, però insomma qualche pioggia ci sarà. L'effetto sulle temperature non sarà particolarmente grave, perché le massime previste per la giornata di oggi vedono ancora le zone in giallo, che diciamo sono quelle fra i 18 e i 20 gradi o superiori addirittura a 20 gradi, e soltanto in verde le zone dell'Appennino, sia quello settentrionale, a parte ovviamente le zone alpine. Abbastanza curioso questa zona gialla, cioè di temperatura alta del mare, del Tirreno sud-orientale, perché normalmente vedete che i mari restano entro il limite dei 16 gradi. Curiosità. Se volete ci vediamo alle 7.50 per il prossimo meteo, altrimenti lo trovate sul sito tgla7.it. Adesso pubblicità, poi la prima edizione del telegiornale con Flavia Fratello.